Cari sì, spettatori, bentornati all'appuntamento quegliano con istituzioni e cittadini. Oggi parleremo di qualcosa che, magari, in primo impatto chi ci segue da casa pensa, dice ma di che cosa stanno parlando? Secondo me, è uno degli elementi essenziali del funzionamento della democrazia, cioè la selezione dei gruppi dirigenti, la selezione di chi fa politica. Lo facciamo con eh, gli autori di un libro che adesso vi faccio vedere. Uno è Fabrizio Santori, che ben conoscete perché insomma. E viene spesso in questa trasmissione, uh, ovviamente nel ruolo di opposizione all'attuale eh, coalizione che guida la Regione Lazio. E lo accompagna il coautore, giornalista, attualmente il messaggero, abbiamo detto, e Michele Rusconi. Detto bene? Correggimi se sbaglio <ride> e peraltro stavo leggendo nel, nel curriculum, perché oramai c'è questo pezzo da andarsi a spulciare è anche stato coautore insieme a Feltri di eh, Sindaci Rosso oh? quindi, quindi c'è come dire una, una sorta di attenzione forte su come si guidano le istituzioni eh? e dicevo appunto agli amici che ci seguono da casa che allora, mi dicono che c'è qualche problema sul microfono di, di Michele. Allora, io intanto vado a, a sottolineare ancora di più con i nostri telespettatori qual è eh, la scelta che abbiamo voluto fare oggi, su sollecitazione di Fabrizio che peraltro mi ha costretto a leggere pure tutto il libro. <ride> ha Fatto una, bella, bella, piaciuto, una eh? bella dedica <ride> e quindi inevitabilmente. No, ma peraltro adesso a parte le, le battute... Eh, per chi viene, come sottoscritto, insomma, da un'antica esperienza oggi di questo lavoro che sto facendo, e prima della politica c'è eh, la curiosità di capire che è successo in questi ultimi 20-30 anni sulla selezione dei gruppi dirigenti, che è uno degli elementi fondamentali poi del funzionamento della democrazia, delle nostre istituzioni, di tutto quello che comporta poi. Eh, le risposte da dare ai cittadini nel loro libro sia eh, Santori che Rusconi <coughs> hanno tentato, almeno questo è quello che io ho compreso, di, di cercare di dare delle regole quasi matematiche, quasi aritmetiche, se, se mi passate il termine, nell'individuare individuare la metodologia di come arrivare alla selezione dei gruppi dirigenti. Ci sono una serie di componenti che vanno a concorrere a questa selezione. Io il primo appunto che mi è venuto in mente è sì, d'accordo, troviamo tutte le metodologie giuste, ma l'elemento umano, che è quello che poi fa la selezione, è no? proprio per fare un esempio tra i più concreti, ce l'abbiamo qui presente con Santori. Ora uno può essere d'accordo o no con la posizione politica che Santori rappresenta, ma che Fabrizio sia uno che su ogni elemento che, eh, sul quale viene interpellato è presente, sta sul territorio, eccetera, eccetera. Questo, come lo possiamo codificare eh, nella selezione di gruppi di gente? Aggiungo un ultimo elemento e poi lascio a voi l'esposizione e del perché non avete inteso eh, scrivere questo libro. Eh, ne, ne, tra gli invitati di oggi ci doveva essere anche uno straordinario personaggio, almeno per chi ha la mia età, tale lo definisco, che era che è Massimiliano Cencelli. Eh, L'età. Ha consigliato che, visto il tempo no? e le temperature esterne, di stare a casa giustamente. Ma il manuale Cencelli ha rappresentato per tutta una classe politica fino alla caduta di Tangentopoli un riferimento che, al di là di quello che poi si voleva denigrare di quel manuale, era un punto di riferimento come dire, che aveva una sua valenza democratica e all'interno dei partiti e fra i partiti. Ma tuttora è così, è eh. tuttora. È così, allora <ride> dire, forse. E niente di nuovo eh, sotto al sole. Ecco perché avete sentito questa recita? Partiamo da questo e poi andremo, ovviamente, mano a mano, a, a, ai vari passaggi. Sì, magari sull'elemento umano interviene Michele. Ma allora, è intervenire subito sì, sull'elemento sì. umano. Se cerchi la captatio benevolenza, non l'avrai mai da me. Sappilo, ok. Dunque, l'elemento umano. Intanto, eh, poi spiegheremo a tutti quelli all'ascolto eh, la natura e la bontà e come nasce questo libro. Uh, ci tengo subito a fare una precisazione. Noi parliamo in questo libro di una formula matematica mm -hmm. per selezionare tutti coloro o che si vogliono candidare o che si vogliono affacciare alla vita politica o chi ambisce a un determinato ruolo o un determinato incarico. Lo abbiamo fatto ponderando, studiando, perché queste 206 pagine che ho in mano sono frutto di un anno uh, abbondante di lavoro. Quindi eh, dietro queste 206 pagine c'è tanto lavoro, tanta ricerca, un confronto con i massimi esponenti eh, delle materie che noi andiamo a trattare. Però tengo a, dire, a precisare una cosa: sì, c'è la matematica, c'è tutta una questione algebrica, ci sono i più, i meno e i diviso, però tutto è eh, diciamo, sovraordinato ad una eh, cosiddetta selezione eh, umana. L'uomo, quando l'uomo seleziona l'uomo. Non siamo più all'interno della matematica, non è più uno più eh, uno. Okay? Ci sono eh, dei parametri sì. oggettivi e dei parametri soggettivi. E noi abbiamo fatto in maniera tale che ci sia sempre nella selezione degli individui il primato eh, della politica, ok? Mm. Non della scienza, non della matematica. Che vuol dire questo? Che la, la politica è una disciplina, è una scienza giovane in tutto e per tutto, ma è una disciplina. E quindi ha delle sue regole, delle sue regole che sono diverse dalle regole della matematica. In politica, ma come nelle scienze sociali, uno più uno non fa mai due. Cioè, certo. può fare due, ma non è detto che faccia sempre due. Partendo da questo presupposto, noi non vogliamo... Spesso se... fa meno di due. Eh? Spesso... Spesso fa meno di due. <ride> noi non vogliamo selezionare tramite, eh, che ne so, i quiz della patente, no? Vogliamo selezionare tramite invece cosa? Quell'alchimia meravigliosa che è la politica, che è tutto che si basa su tutta una serie di ingredienti che cambiano di volta in volta. Che voglio dire questo, che con questo libro la formula, formula che è venuta, diciamo, eh, creata e eh, diciamo, è stato un intuito politico di Santori, eh, con questa formula noi vogliamo evitare che ci siano degli obrobri, okay? Che venga candidato il cavallo di Caligola, okay? mm -hmm. Questo per intenderci. Quindi eh, il primato dell'uomo c'è sempre. L'uomo che però deve essere imbrigliato, non deve essere diciamo, eh, totalmente eh, in possesso del, del libero arbitrio, eh, diciamo, slegato da qualsiasi paletto. Okay? In questo il libro che Santori diciamo, ha costruito e scritto, che io mi sono diciamo, semplicemente ho affiancato nella stesura, eh, mira ad una selezione migliore, una selezione eh, più pulita. Più saggia, okay, che permetta cosa permetta di far accedere alle cariche pubbliche, alle cariche politiche i migliori, ok? Non l'amico dell'amico. Eh, tu ti do del tu che siamo colleghi. Tu hai coniugato certo. prima il verbo Grazie. male, hai detto è stata fino alla prima repubblica. Il manuale Cencelli è stato fino alla prima repubblica eh, un punto di riferimento. No, lo è ancora. Uh -huh. Lo è ancora, solo che magari poi se lo so dimenticati, ma la spartizione percorrenti. La spartizione per l'amico dell'amico vige, vige tuttora, ok? I cattolici che hanno come punto di riferimento la Bibbia, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, i quattro evangelisti, qualcuno va lì, si prende pure i Vangeli apocrifi se vuole essere un po' critico, e i politici ci hanno avuto il manuale Cecelli che seguivano fedelmente, ok? Ma che Mandole Ciccelli che poi si è sviluppato come un polpo, ha sviluppato i suoi tentacoli in tutte le diramazioni in cui vuoi non vuoi la politica entrava. Si diceva una storiella che si diceva, il Rai, allora, il Rai fino agli anni 80 dovevano entrare 10 giornalisti, 5 eh, democristiani, 3 eh, socialisti, 2 comunisti e uno bravo. Ok, era così. Solo che... Finché pagava Pantalone, questo era un, era un sistema che reggeva. Quando Pantalone non ha più messo mano, diciamo, a, a, ai denari e l'Italia si è trovata strozzata, no? si è trovata senza più le stappelle che la tenevano in vita, i problemi sono emersi e li stiamo vivendo adesso. Ora, passiamo un attimo a, a Fabrizio, perché partirei proprio dall'ultima considerazione sulla RAI, no? Che è, come dire eh, è emblematica, è emblematica. Ma potremmo fare all'Italia Atac. Sì, sì, come comunque... funzionava il sistema, non c'è dubbio. Il rischio, però, perché quel problema c'era, non c'è dubbio, c'è. Eh? Il rischio non è Fabrizio, però, di buttare via come si dice l'acqua sporca con il bambino, in che senso? Eh, Tangentopoli fa saltare il sistema dei partiti, e col sistema dei partiti il sistema della selezione all'interno dei partiti. Uno degli elementi di selezione è in tutti i partiti, dal Movimento Sociale al PC la democrazia cristiana, avevano eh, i movimenti giovanili, Mh, la DC magari ce n'aveva ancora di più perché aveva cioè, le parrocchie, i giovani universitari e così, e quello è, rappresentava un elemento di selezione. Il segretario della federazione romana ti chiamava e ti diceva vai a fare il comizio a Valle in Freda, il posto più lontano del mondo. No? E, e ti ci mandava no perché aveva come dire, verificato il gruppo dirigente che aveva <coughs> le capacità di andare lì a affrontare, fa il comizio e quindi c'era una crescita. Oggi con quel sistema tutto è in mano all'ITER, al comandante unico, con tutti, secondo me, gli aspetti negativi che comporta ai fini della democrazia. Allora, che ne pensi? Prendo la telefonata e poi la tua risposta. Pronto? Certo. Pronto, buonasera dottor buonasera. Mastro Rosato, sono buonasera Michele a lei, prego. Buonasera a lei e al suo ospite. Ospiti, ospiti, ne abbiamo due. Ah, ai suoi ospiti, scusi, perché mi sono appena sintonizzato e quindi non potevo sapere. Ecco, adesso che sono inquadrato prego, prego, e godere insomma della vista dei, dei suoi interlocutori. Eh, io mh, vorrei porre l'accento, dottore, eh, su un, una questione a me molto cara. Cerco di essere stringato. E dunque eh, rispetto ai. Eh, crismi no? mh, per cui poi si viene così eh, a formare l'organigramma eh, di chi eh, è, è, è tenuto no? a, a rappresentarci e a gestire la posta pubblica. Eh, si parlava poc'anzi del manuale Cencelli no? sulla spartizione partitocratica. Si sa bene la no-faziosa della RAI, quindi un tempo dai 1 alla DC, dai 2 alla PSI e RE 3 al PC, si parlava addirittura di Telecabulla ai tempi di Sandro Cursi. Ecco, io credo che mh, ci debba essere, visto che si parlava poi in tempi più recenti di Parcondicio, di un'informazione che debba essere necessariamente fatto per i e quindi una rivoluzione culturale atta naturalmente a, 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 a radere al suolo tutto il servido sistema e quindi naturalmente a, a cercare un obiettivo. Una spartizione uh, uh, non uh, per uh, eh, quello che è il potere, ma per quello che è un interesse del cittadino ad essere garantito: di essere informati in maniera non distorta, non manipolata, eh, non ammistificando la realtà, dicendo la verità e poi sapendo scindere quindi i fatti dalle opinioni. Perché poi, naturalmente, ogni opinione è legittima deve essere rispettata se facile, ma naturalmente, bisogna, bisogna chiarire bene quali sono i fatti. Grazie. Grazie a lei. Allora, poi ci torniamo su questo aspetto Dai. perché apre un altro spaccato sulla figura dell'editore nel nostro paese, no? Credo che sia. siamo il paese dove l'editore puro non so se esiste, insomma, se sia una, una sorta di di, di. di ectoplasma che ogni tanto viene evocato. Allora ri, ritorniamo alla domanda. Ritorniamo a noi. Noi vogliamo fare una rivoluzione sul merito. Questo è il primo passaggio, è una teoria, può essere migliorata c'è la scienza umana che decide nonostante ci sia una formula però c'è come detto il comitato di valutazione composto sempre in linea eh, prioritaria da politici che decidono insieme a dei tecnici nei vari valori ma detto questo noi diciamo addio Cencelli nel, nel titolo del libro eh, non lo diciamo però eh, ma è anche Cencelli. non lo diciamo infatti non lo diciamo alla persona perché noi l'abbiamo conosciuta è veramente una persona straordinaria Massimiliano Cencelli non lo diciamo all'intero metodo perché dove possiamo scusa ti sì. che lui eh, pur avendo inventato il suo manuale che porta il suo nome, non ha mai fatto il deputato mai, mai. non ha neanche approfittato della no. condizione. Poi no, è stato capo segreteria di Sarti, un sì, ministro sì. all'epoca, insomma, eh, alla fine eh, si decideva appunto eh, su questo tipo di spartizione. Ma poi il sistema dice che loro l'hanno eh, preso anche non negli Stati lo... Uniti, in Francia. Ah, e certo. eh, Lui ci racconta proprio degli aneddoti nell'intervista che abbiamo fatto insieme a Michele: eh, mica esportiamo solo mozzarelle, io... <ride> rosso, Già ne esportiamo pure, <ride> Emanuele Cencelli. Emanuele Cencelli, lui veramente con il vicepresidente americano, insomma, ce le racconta all'interno del libro perché lui è intervistato alla fine del sì, libro. Sì, Quindi, eh, noi non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Eh, anzi, quando è possibile, noi lo chiamiamo sempre alle nostre presentazioni perché non vogliamo assolutamente denigrare tutta la metodologia, perché ricordiamoci che avveniva una selezione della classe dirigente, c'erano delle scuole e lui lo dice e dice anche che in questo momento, in periodo non c'è per nulla gente preparata che fa politica, perché dopo il sistema dei partiti che è saltato non c'è stata più una selezione interna. Certo è che da, come dice lui, da Ciriaco de Mita in poi c'è stato un peggioramento assoluto della politica italiana, quindi il, il manuale Cencelli è andato a selezionare non le persone che meritavano, ma la testa di legno che non aveva competenza, che doveva essere messa alla guida di un'asla, di, una di un ospedale, e quindi anche eh, a guidare, insomma, a, a cercare di salvare le vite umane, diciamo questo, e, e di fatto il sistema è collassato. Noi vogliamo intervenire? Per questo motivo, perché vogliamo, questo libro non è solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini che possono scegliere in maniera certo. soprattutto consapevole la classe politica. E sapere anche per chi fa politica che esiste la possibilità di valutare matematicamente il sistema del merito. Perché? Perché quando eh, il capo del partito, il leader, oggi sono tutti leader e partiti o, o hanno il leader o non esistono, perché è la verità. Può dire una, una battuta, sì. e poi prendiamo la telefonata, ma eh, chi ha memoria della storia repubblicana, e tornando proprio alla prima repubblica, bisognate voi un, un simbolo di partito dove sotto c'è scritto il nome del segretario del partito? Cioè c'è una svolta proprio dal sì, punto di sì. vista culturale da questo però, punto di però vista? La, e la... È da lì che nascono forse tanti sì, guai. Però io non. Eh, il problema vero è che non vedo la, la, la questione negativa sul, sul, sul nome... Del leader sul simbolo. Questo no, durante le elezioni. È il problema della gestione generale del partito, perché è quello il vero nodo. No? Non, non lo vedo perché è una questione di visibilità, è una questione. Mh, non c'è assolutamente Quindi nessun conta problema. L'apparire che l'essere però attenzione. No, L'apparire eh. è comunque l'insieme delle due cose. Però a parte questo c'è cioè il leader e il partito. Il problema vero è che ci sono leader che hanno il 40% di eh, come posso dire, di, di attenzione da parte dei cittadini italiani, quindi hanno eh, grande eh, ascolto, grande leadership, però poi i partiti stanno al 5-6%. Io faccio l'esempio di, di Fratelli d'Italia, eh, cioè con Giorgia Meloni ad esempio, però, e quindi noi dobbiamo crescere in questa direzione. Allora io concludo dicendo questo, in questo, questo primo passaggio, non lo denigriamo, diciamo però che va cambiato il sistema e diciamo che noi mettiamo un metodo in campo, che è un metodo trasparente, Cosa che non fanno gli altri. Già un merito ce l'avete, perché questa cosa sta aprendo la discussione sì. intorno a una, a una necessità che c'è nel paese. Eh. Prendiamo la non giornata, solo nel eh, campo della politica. Non solo nel campo della politica, per carità. Pronto? Eh, io, sono... io sono. Prego. Io sono un vecchio democristiano che ha vissuto tutto questo periodo, per cui sono molto contento del libro. Però io sapevo, e anche perché l'avevo sentito dire dal vecchio Cencelli, che il manuale non è mai esistito, cioè se ne è sempre parlato, se ne è sempre scritto, lui lo aveva, ma non l'ha mai fatto un libro come il nostro caro un nuovo eh, leader di partito. Poi su una. Una cosa non sono d'accordo con voi, sul nome sul simbolo. Il nome sul simbolo serve perché non ci sono più i nomi, non esiste più il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, qualcosa che è, diciamo, scusate il termine, mondiale, ma esiste movimenti politici che sono rappresentati dalla persona. Se il eh, movimento politico di, di Santori non avesse la, la Meloni, che scusatemi eh, eh, non voglio essere poco cortese, ma che cosa rappresenta? Rappresenta delle idee che sono della Meloni e dell'Amico e di tanti altri, ma non c'è una teoria politica capisce come, no. eh, che le posso dire, La, quella comunista o democristiana che dir si voglia. Grazie. Grazie a lei. E, e, questo assist mi permette subito di fare una domanda che io in qualche maniera mi ero già segnato e che avevo titolato Caduta delle ideologie. E ogni volta che si sente parlare di questo tema tutti dicono, lo dicono quasi con una sorta di soddisfazione, non sono cadute le ideologie, meno male. Però dietro questo... C'è la confusione poi nella politica, perché qual è la visione della, della società, della comunità che porta avanti eh, Fratelli d'Italia rispetto a quella del PD? Sicuramente c'è una differenza, no? E quindi si propone un tipo di società che è diversa riguardo a quella del, del partito, come dire, avversario. E, e quindi forse un ripristinare, un in maniera più netta questa divisione, perché se lo diventa tutto grigio e nel tutto grigio. Poi che succede? Che le strutture stesse all'interno dei partiti, e qui chiedo l'opinione proprio a Rosconi, eh, non comporta poi che la selezione dei gruppi dirigenti non c'è, no? Perché è fatta tutta in maniera molto. Chi, chi grida di più in televisione, chi riesce a essere. Più simpatico al leader di turno, uh -huh. partiti che hanno raggiunto il 30% senza nessun riferimento, non hanno mai fatto un congresso. E è questo è il prodotto è uno dei eh, d'altronde allora eh, riallacciamoci a prima hai detto il nome sul, il nome sul simbolo cioè, la madre di tutti i problemi magari fosse quello no, 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 andavamo, no, qua, eh, andavamo eh, con il eh, bianchetto è un la piantetto. testimonianza di un, di un sistema <ride> diciamo Capito? meglio eh l'abbiamo mutuato nel 94 dagli americani dai parliamoci certo. chiaro alla fine eh. poi il, la moda è piaciuta è seguita ha semplificato tutto ha reso tutto più potabile e ha preso piede e in realtà lo sa il telespettatore dice una cosa eh, sulla non esistenza di manuale cestino cioè, in realtà esiste, ce l'ha confidato lui stesso una decina di giorni fa, perché venne affiancato poi da un giornalista, che aveva capito mm -hmm. uh, che c'era insomma materiale, e fece questo manualetto. Uh, lui ce n'è ancora qualche copia, quindi è esistito in Il realtà. Giornalista questo... parlamentare. Esatto, questo manuale è esistito. <ride> allora, caduta delle ideologie, sicuramente sono, si sono sbiadite le ideologie. Però rimangono delle macro differenze. Ora, macro differenze, come le vogliamo definire? Una macro differenza ideologica? Una macro differenza di lettura della società? Macro differenza di programma? Chiamatele come vi pare, però ancora delle macro differenze ci sono. Ma, ma secondo ma, te non c'è il tentativo invece di dire è tutto uguale? È tutto beh, video, è è, su è alcuni quindi. aspetti sì, su altri no, su altri non, non Vi eh, Faccio un esempio sul quale Santori sicuramente. Poi interverrà. Quando sento, dice, ma è eh, inutile parlare della sanità di destra e di sinistra, la sanità è sanità, non è vero. Cioè, basterebbe andare negli Stati Uniti e capire che ci stanno due meccanismi di concezione della sanità, no? La scuola e in via altro... Prego, scusa. Si scusa. possono dare vari tagli alla, alle letture di come offrire il servizio sanitario, certo. Uh, in metro troverete sempre una sponda a diciamo, vocazione liberale quindi ho un'idea particolare però secondo me le ideologie ci sono ma sono sbiadite esempio no? l'immigrazione è un tema che spacca molto lo, come lo si affronta in maniera pragmatica o in maniera ideologica eh, a, seconda, a seconda di come tira il vento secondo me perché è un elemento che non accomuna molto, ogni, ogni partito ha una, sua, ha una sua prospettiva ma il Movimento 5 Stelle Okay. Se non avesse tutti i difetti che ha fondamentalmente dovuto al fatto che ha una classe. sono stati selezionati così alla Carlona, no, parla, passatemi il termine, magari qualcuno, qualcuno da no. casa si arrabbia. Però tolti 5 o 6 personaggi interessanti anche dal punto di vista culturale e intellettuale, eh, io ho difficoltà a vedere tanta formazione politica perché abbiamo la classe politica ha abbandonato i libri, ha abbandonato le scuole di partito e ha iniziato a googlare. Okay? Con il risultato, e... Cioè, qual è il risultato di tanto googlare? che un deputato della Repubblica Italiana in aula durante un intervento eh, formale ha sostenuto che esistono le sirene, ma non quella dell'autoambulanza <ride> che magari lo dovrà andare a prendere. Le sirene, quelle che nuotano nel mare, capito? Oh, appunto. Eh. <ride> appunto. Quindi a me le ideologie sbiadiscono meno, alla fine è, è relativo dal mio punto di vista. Quello che non deve essere relativo è la formazione di come questi vengono selezionati, questi poi che poi ci vanno a, a guidare, no? che poi guidano un paese, una città un municipio, come li selezioniamo? Però l'esempio classico l'hai fatto poco fa, che è proprio 5 Stelle. Eh, io ricordo quando fecero il eh, primo grande comizio a Roma a San Giovanni, e, e, e dove peraltro loro dicono la stampa non gli ha mai dato spazio, eccetera, addirittura la 7 eh, mandò in onda in diretta tutto il comizio, e lo stesso lo fece credo, rai, rai 3 e quant'altro, ma a parte questo, un giornalista andò a intervistare le persone che erano in piazza e dice: Ma lei come ha votato fino a. Al alle elezioni precedenti, ah, io alzavo il braccio destro, no, teso. Io ho votato fascista. Poi intervistavo quell'altro, io rifondazione comunista. <coughs> Tutto questo quando sento poi i leader Stelle, ma riguardo alle posizioni che intendono assumere il giorno che dovessero governare il paese, e senti che c'è una confusione che non finisce mai allora la necessità di avere come no, si dire, rivolgono dei... alla rete per chiedere eh, ho capito ma sì, ritorniamo fatti. al discorso dell'ideologia, la necessità di avere un, dei riferimenti ideali <ride> di, dei valori che ti no? perché se no per, perché devo stare insieme a Di Battista o, o a Di Mario però se, oppure, se, dal punto di vista diciamo del partito no, quando, si ritrova, i, per, quando diciamo, i politici si ritrovano tra di loro che non li ascolta nessuno, sono anche molto pragmatici, perché poi ambiscono, cioè devono andare a cogliere l'elettorato, nulla mi toglie l'idea che siano tutti convinti che l'ideologia non va più di moda eh, e tira molto poco, eh, okay? e quindi bisogna magari puntare su il leader giovane che esce bene, carino e, e quindi bravo torniamo alla battuta che facevo prima poco fa, a Fabrizio, conta molto di più l'apparire che l'essere. Beh, nell'immediato sì, eh, eh, però appunto. poi, come diciamo noi, nell'immediato... Eh, una cosa sì. che non mi piace insomma ah, nell'immediato ah, l'apparire conta più dell'essere, assolutamente sì. Okay. Beh, <ride> però sto immediato di apparire conta più dell'essere, Berlusconi sono vent'anni che c'è avanti, quindi tanto immediato <ride> non è poi alla fine. <ride> però ecco, eh, eh, questo è un esempio classico. Faccio la sì. domanda a Fabrizio: l'esempio classico è Berlusconi, eh, lui in un momento di crisi della vita politica del paese si inventa questa realtà no, di, di Forza Italia che raggruppa. Diciamo la, la, la componente moderata del Paese preoccupata di, dalla caduta di partiti tradizionali, e vince questa battaglia e la porta a risultati straordinari. però nel momento in cui il personaggio in quanto tale, non entriamo adesso ai motivi, perché eccetera, eccetera, va in crisi, insieme con lui trascina dietro tutto il partito no? e dal 30% oggi fatica a risalire il 15, il 16, eccetera, eccetera. Eh, allora, vediamo che la necessità di una struttura partito. Con quelle conseguenze che questo comporta, poi nella selezione del gruppo dirigente, c'è. E tu stai in un partito piccolo che è nato da poco che questo problema se l'è posto no? sì, perché c'avete le sezioni, e, e, verificate quotidianamente. Abbiamo il il fatto il congresso nazionale recentemente no? a Trieste. Eh, eh, quindi, no, no, eh, ma, dire, ecco quindi per rispondere questa, anche a chi ha chiamato prima. Necessità. Sì, sì. No, ma c'è assolutamente una necessità di creare delle strutture forti, quindi non il partito leggero, su cui io non sono assolutamente eh, d'accordo, ma partiti eh, neanche troppo strutturati, o movimenti, eh, va bene, anche il nome movimento, sì, sì, però l'importante eh. è che ci siano delle eh, radici culturali dietro. Il problema vero è che eh, oggi perché nasce il 5 Stelle? D'altronde che cosa ci possiamo aspettare dal 5 Stelle che nasce sui disastri fatti dal centro destra e il centro sinistra? Cioè non è un partito che nasce per una esigenza particolare, ma perché è andata a colmare un vuoto. Cioè, mentre da una parte, sia a sinistra che a destra, Taluni rubavano, eh, commettevano degli errori, selezionavano classe dirigente indicibile. Nicol Minetti nel centrodestra, Renzo Bossi nel centrodestra, noi qui li critichiamo tutti all'interno del libro. Dall'altra parte. Recentemente la Boschi come ministro da parte del, di Renzi, voglio dire, è figlia di eh, non c'è dubbio che eh, questo ha sicuramente comportato un allontanamento dalla politica. Quindi, sia la selezione della classe dirigente, sia il fatto che non, non hanno saputo governare, sia il fatto che hanno rubato, perché comunque ci sono state delle condanne, ecco, ha comportato la nascita di un altro movimento. Allora, noi dobbiamo cercare di ricostruire un sistema che sia di persone oneste, perché questo va di moda, sì, ma è anche una necessità e noi lo scriviamo nella formula. La O di onestà è, è, varia da 0 a 1, se tu sei disonesto tutto il merito è uguale a 0, ma è una prerogativa, non è una eh, qualità che deve essere posta del pubblico, cioè o tu ce l'hai o non ce l'hai, quindi o sei 0 o sei 1, questo è il primo passaggio. Il secondo è la competenza, perché se non si è competenti, oltre alle ideologie che magari io posso essere anche d'accordo, eh, ma adesso in questo momento i cittadini vogliono vedere le cose normali per la città, cioè la manutenzione delle strade, del verde, vogliono vedere che lo Stato funzioni, l'abbassamento delle tasse, la possibilità di uno sviluppo a livello futuro, l'abbassamento la, della disoccupazione. Tu parte, tutto questo scusami, parte, concludo e, e, dice, come dire, eh, per, per la tua età, alla coda del primo sistema, no? E eh, se domani mattina vincete le elezioni, proprio per quel tipo di preparazione che ti dava il sistema della prima repubblica, puoi andare a fare l'assessore alla sanità come l'assessore all'agricoltura no? uh -huh. sì, perché sì. hai quel tipo di sensibilità politica che non c'è nessuna formuletta se non hai quella tradizione alle spalle che ti ha portato a, ad avere questa condizione, no? me lo dici dopo la pausa pubblicitaria? Conosci l'universo Celiachiamo? Celiachiamo è un gruppo di negozi di Roma specializzati in prodotti senza glutine. Tre negozi, per la precisione. Il primo negozio si trova in Roma Prati, fronte metropolitana Cipro, in via Giulio 25, numero 32, ed ha un assortimento di oltre 2500 prodotti. Il secondo negozio è anche un forno 100% gluten free ed unisce una selezione di prodotti confezionati alle produzioni di alimenti freschi da noi realizzati tutti i giorni. È il forno Ciliacchiamo Tiburtina e si trova in via Carlo Caneva 40. Zona stazione tiburtina. Il terzo negozio è un locale di 400 metri quadrati che unisce un vero e proprio supermarket tutto senza glutine ad un laboratorio di produzioni artigianali. Pani, pizze, fritti, dolci, biscotti e torte. Tutto fresco tutti i giorni. Tutto garantito senza glutine. Siamo in studio con Fabrizio Santori e Michele Rusconi e stiamo parlando di come selezionare i gruppi dirigenti che poi guidano il paese nel senso più generale, no? dalle aziende al governo nazionale. E però in tutto questo discorso lo chiedo proprio a Rusconi: c'è un coinvitato che no, non abbiamo ancora fatto tirato fuori, che è l'elettorato il corpo elettorale. No? Sì. Come si comporta questo corpo elettorale? C'è una telefonata e poi ti dico io. Quante responsabilità anche il corpo elettorale ne fa la scelta, no? Perché eh vabbè, poi cioè, di fronte al favore certo. rivendica prima tutta una serie di cose, però poi se Fabrizio ne fa il favore come faccio a non votare? Eh, ve lo diciamo, ve lo, fa, me lo... <ride> sentiamo chi ci... Dopo la pubblicità. Eh, la pubblicità, dopo la telefonata, scusate. Con... Pronto? Ciao, buonasera, sono Umberto. Salve Umberto. Allora... <coughs> Io faccio parte del corpo elettorale, ho fatto solamente l'attivista da sempre, dalla nascita quasi, dal vecchio socialdemocrazia e poi dopo dall'avvento dell'amico, il grandissimo, il numero uno al mondo, eh, che è Silvio Berlusconi. Perciò ho, ho sempre dichiarato la mia provenienza, ho sempre lottato. E, caro, caro amico, sì sì, amico giornalista, poi un attimo che poi devo dirti una cosa a te. E, eh, eh, io quello che ha combinato Berlusconi non ha combinato nessun altro politico al mondo perché è stato veramente grande è vero va di fuori di ogni cosa l'importante è di stare sul territorio di combattere, di trovare la possibilità con i cittadini il dialogo, quella è la cosa importante negli ultimi tempi è mancato forse qualche cosa servivano le sezioni in un tempo servivano io ne ho mh, fatte parecchie di sezioni Socialdemocratica in modo particolare, e poi si è andato un po' accentuato il metodo della sezione, però è sempre importante poter continuare e stare sul territorio. Quello che manca, ecco, io voglio riferire proprio l'amico eh, Fabrizio. Santori, eh, forza. Eh? Santori dicevo. Noi sì, cioè, sì, siamo sì, due me, Fabrizio. ci stanno i due Fabrizio mi dice sì, sì. l'altro Fabrizio, che mi conosce benissimo, io sono stato certo, il bello. vecchio presidente dell'Alto Trastevere, vecchio commerciante a Trastevere, sì, 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 sì. ci conosciamo certo. da una vita. Ecco, a proposito di una vita, all'amico giornalista, ma per caso è stato anche dirigente di, un, di una formazione su Trastevere? È diretto perché mi sembra un viso conosciuto. No, no, io eh. a Trastevere venivo solo a vincere. Ah sì? sì 4-0, 5-0. No, la... no, 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 a parte no, io ti no, parlo scherzi. proprio di una formazione eh, di un giornale, era un giornale che si chiamava Trastevere New News. Ero allora no. confuso, eh, ecco, era solo questo. Cioè, si vede e che In circolazione c'era ricornando... eh? un giornalista bello come me, quindi. I mm -hmm. sì, no, sì, erano Siamo in due, quindi. Questa <ride> no. me nuova, vedi? No, comunque adesso al di fuori di ogni cosa io vorrei proprio ritornare, far tornare la gente e farla ritornare in piazza. Quello che manca è anche il ritorno sulla piazza, ma su una piazza giusta, non una piazza esaltante solamente, perché io sì sono un tifoso e lo rigoroso di essere tifoso di Forza Italia, però sono per la ricostruzione di un partito che possa veramente arrivare alle elezioni in maniera più più pratica, più giusta per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, che troppe cose danno storte. Ecco, vorrei sentire il pensiero dell'amico Santori e di voi tutti. Grazie. Grazie, grazie a te. Grazie. Allora, torniamo al, al corpo elettorale, perché sul merito, per esempio, c'è un passaggio nel libro, vi li dimostro che quindi l'ho letto, quando dice il successo del Baratoneta, no? lì parliamo del sì. successo del sindaco. Se sei capace, se hai la forza, se, hai, se sei allenato, vinci o arrivi secondo. Ma quando parliamo della forza politica, il concetto, per esempio, già di merito riguarda una comunità nel suo complesso. E quindi non ci può essere un giudizio così stretto come invece può essere nei confronti del singolo. Ecco, il corpo elettorale, ritorniamo su questo tema. guarda la, tele, la telefonata del nostro telespettatore che ha da fagiolo, mm -hmm. ok? Apro una parentesi Se vogliamo rivedere le piazze piene Mettiamo l'iPhone in offerta Riblocchiamo tutto Ponte Milvio Tutte le piazze piene del mondo Le piazze del 2006 secondo me ci staranno più Infatti ogni, diciamo, ogni manifestazione Ristringono la piazza no? Tra poco la faranno all'incrocio Di piazza Ungheria <ride> Così sono cinque, scatta il semaforo e se ne vanno Allora corpo elettorale Non bisogna, l'ha detto l'ascoltatore adesso Non bisogna essere tifosi eh, Se sei tifoso ragioni con la pancia e non ragioni col cervello ed eccolo là però qui eh, purtroppo la si vive in maniera epidermica e si è tifosi ma lo vedi dando un'occhiata su internet scrollando facebook se per esempio fa, muovi una critica anche oggettiva no? uh, ad una qualunque azione amministrativa di Tizio, di Caio, di Sempronio scoppia la rissa tra tifosi e questo è un, eh, diciamo, è un approccio poco maturo quanto ai sì. talk show il... che non è il nostro? Ovviamente. Ma, il so... Fa, come dire, eh, ma aumenta io dico cioè, questo tipo ma di con talk show. Dove tu non riesci, per ragioni, di, di, per ragioni pratiche, per ragioni di audience, per ragioni di tu devi, devi tenere alta l'attenzione, no? ieri hanno rifatto indietro tutta. Arbore ha detto: Noi non ci guardavamo dell'Auditel, degli ascolti non ci interessava. Il talk show oggi è obbligato a fare ascolti, per fare ascolti deve scattare la rissa. Per scattare la rissa deve, il livello di confronto scende proprio al, al, minimo, al minimo. Ma tu quant'è che non senti fare un ragionamento politico interessante in un talk show? Tu quant'è che non lo senti? Ho tolto questa strepitosa trasmissione. <ride> ok, certo. tu trovi un talk show in una rete nazionale che ti fa fare un ragionamento sviluppato di 3, 4, 5, 6 minuti. È impossibile. A me è quello che fa sorridere quando vedo quel, quel tipo di trasmissione, dove tra l'altro non si capisce mai ah. bene, no? Quello che dice l'uno all'altro, dove spesso senti anche una incompetenza riguardo alla conoscenza dei problemi. Ma non, si, entra problemi, poi no? nel, Ma nello non si può entrare perché sennò morbi, annoi, allora se no ammorbi, annoio allora. Quello che però mi, mi fa sorridere più di tutti è quelle persone che si dovrebbero sentire offese, che stanno alle spalle. Perché sono loro i primi ad essere presi in giro che invece stanno e applaudiscono tutto, Vabbè, tutto a volte il contrario con di con 70-80 euro applaudito ah, ecco, senza appunto. problemi. <ride> Comunque, che deve fare il corpo elettorale? Tendenzialmente deve diventare un pizzico, deve avere un gradino di crescita e approfondimento in più. Voi mi direte. Ma io la mattina mi alzo alle 7, porto i ragazzini a scuola, vado a lavorare, ho incombenze di cui mia madre che è vecchietta, ho le bollette, l'amante, ah, è qui è in picci, dice ma pure devo avere pure un approfondimento. È necessario, un pizzico di approfondimento è necessario. Okay? Da questa è questa l'idea del nostro libro, nascere qua, dare un'opportunità di approfondimento. Questo è un libro che dice è schierato questo libro? Ti posso rispondere sì o no. Se è schierato nei confronti di qualche partito? No, nonostante ci sia la presenza di Santoni, nonostante ci sia la prefazione della Meloni, che sono state personalità politiche coraggiose che si sono esposte. Ma non è un libro politico perché critichiamo senza problemi uh, un passato del centrodestra, diciamo poco meritocratico. Ma questo è un libro stramaledettamente schierato a favore del merito. Io dico, questo non è un libro per i politici, è un libro per il cittadino che vuole accrescere il suo livello critico. Ed è un libro edulcorato dal tifo. Okay? È un libro che ti fa ragionare, scritto in maniera tranquilla, facile. ok? È un libro che ti fa ragionare, ti fa capire. Io, la prossima volta che darò il voto a Tizio, a Caio, Sempronio, al partito XYZ, con che approccio dovrò andare? Perché, per il corpo elettorale, fino a 15 anni fa il politico era colui che ti trovava lavoro. Oggi non è più così. Ma oggi, già all'epoca era sbagliato questo approccio. Oggi il politico deve essere colui che mette nelle condizioni il sistema di ingranare e far girare l'economia, ok? Non quello che ti trova il posto di lavoro, anche perché io mi ci gioco le mutande, i cassetti, gli armadi dei deputati, dei senatori, eh, saranno pieni di curriculum, i in diciamo, fronte ai quali il politico rimane impotente perché il sistema è cambiato, il politico deve essere colui che produce per la società. No, per il singolo, produci per la società quando tu dai le opportunità, togli l'ancora, togli il freno a mano a un paese che è perennemente ah, in bene, salita. Mh, eh? Quando con Fabrizio abbiamo detto facciamo questa trasmissione sul libro, mi ho, ho, ho subito detto che al di là no, delle critiche che ci possono essere, il confronto, il fatto stesso che questo possa servire. A un cittadino che lo, lo va a comprare e se lo legge e fargli porre il problema, porre il problema no? esatto. eh? già no. è una vittoria no? Quindi... fammi passare. Beh, scusate, sì. eh, signori all'ascolto. Faccio come posso fare? Come funare? In sogno ragazzi, dammi la ragazzi, allora, so? Natale si avvicina, ok? Allora, per una volta facciamo così: il libro di Bruno Vespa lo comprate dopo il 6 gennaio, che basta il prezzo. A Natale fate un regalo intelligente, comprate questo di libro. Però Dio come mi sono il merito in politica, no. Armando Curcio eh, online wow. se trova tranquillamente. <ride> Scusa, grazie, eh, grazie mille, vi no, no, sarò carità, debitore per tutta la vita. Era un sogno, dammelo a uno. Un... Poi, eh, concordo, <ride> concordo, concordo con te. Andiamo però a un altro tema: un passaggio del libro eh, a pagina 63. No? Una delle cose che mi ha più de delle altre sollecitato, quando uno per fare infermiere deve fare il corso. Adesso addirittura la mini laurea, e quant'altro per fare il ministro della salute poi non avere neanche la laurea. E io su questo non sono d'accordo no? perché puoi fare il ministro della salute bene certo. se hai come dire, la sensibilità politica di che tipo di progetto rispetto alla sanità vuoi portare avanti e questa l'hai acquisita dentro quella realtà partito che una volta c'era e che oggi non c'è, perché se non ci mettiamo in maniera ai tecnici e abbiamo visto che fine facciamo no? Prego, no. Intanto. Noi non diciamo anche nella pagina 63 eh, che eh, chi non ha la laurea non può fare il politico. Noi diciamo soltanto attenzione, perché può capitare questo. Ed è capitato. Senza A parte laurea che... può essere un bravo ministro. Non so, non Lo scrivete, può essere un bravo ministro anche senza laurea. È eh, appunto. Quindi il tema, però. E eh, tanto non bisogna essere, eh, come posso dire, bugiardi, perché la Fedeli, per Mamma esempio per il ministro dell'istruzione attuale, addirittura aveva detto che era laureata, ma neanche lo era. Però lasciamo perdere. E, e qui bisogna essere trasparenti nelle azioni, bisogna avere la competenza giusta. Se si ha avuto una scuola di formazione politica, ben venga, allora può anche, non si può essere anche laureati. Però è evidente che la laurea anche ti aiuta al sacrificio, allo studio, a, ad approfondire. Quindi... Mh, eh, io non, non sarei così eh, contro la cosa della votazione. Cioè, di, di ti faccio, una, ti faccio una domanda modo... diretta che proprio ti potrebbe riguardare, no? Nell'ipotesi che centrodestra vinca le elezioni. Sentiamo che chiama da sì. casa, pronto? Eh, scusatemi, ma mi è, è diventato proprio necessario riintervenire. Prego, caspita. E, eh, si è parlato del Movimento 5 Stelle però un Movimento 5 Stelle molto molto più colto è già nato nel nostro, nella, nostra partita, nella nostra politica che era un... l'uomo qualunque l'uomo qualunque era, è la, la, sì. la, eh. non era la internet, protesta però. degli italiani che però <ride> è finito miseramente pur essendo guidato da persone intelligenti No, beh, quindi eh, il suo è un auspicio. Beh, <ride> beh, eh, quelli eh, erano troppo intelligenti. De, che mi, che diceva, prego, prego. Quello che diceva Santori sulle lauree: le lauree sono importanti per la cultura e il sapere, non per fare specificatamente il ministro. Sua maestà il re diceva una cosa: l'unico ministro che deve essere. Un militare è quello della guerra. Gli altri <ride> devono essere uomini politici, uomini di cultura. Questo purtroppo manca in Italia: la cultura, caro Santori, non la laurea. Quello che manca è la cultura. Grazie. Grazie, mi posso... ora, la... Scusa, prego, premi, prego, prego. L'ascoltatore mi fa un assist Allora, quel passaggio della laurea, chiediamolo, perché sennò è strapolato da tutto. Sembriamo che sì. vogliamo fare. Ah, il, pull... no, il passaggio a livello. Ovviamente, nello spiegare le situazioni, noi abbiamo uh, scritto questo libro anche affrontando il, il tema del paradosso, no? E ci siamo detti, facendo un paradosso, facendo una, una, un esempio bello forte che rimanesse impresso, per fare l'infermiere. Quindi eh, c'è bisogno di tutto un corso di studio approfondito, esami, mentre c'è il rischio che domani mattina si forma il governo. Io sono stato, io sono amico di Tizio Di Caio, vengo preso senza, zero, diciamo, senza avere competenze a, 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 a dirigere un ministero uh, delicato. Ma è accaduto eh, decine e decine di volte. Quindi il, il tema della laurea era quello, era fare un paragone forte che venisse subito colto dal lettore. Okay? Questo ci tenevo a chiarirlo. Io a questo proposito ricordo che insomma, Pietro Nenni ha fatto il ministro degli Esteri, non era laureato. Ma magari, insomma, ma cosa aveva, aveva le lingue? Aveva, no? eh, certo. aveva come dire, una, una linea. Però noi lo diciamo con questo davanti. con chiarezza: il problema Però è ti domando, estremizzare mi... fa una i la diretta. Sì. Se non vi... c'è delle elezioni, e ti dicono vai a fare l'assessore dicevo il ministro che doveva fare l'assessore alla regione Lazio e come fare il ministro in certi versi, ma tu senti la necessità di avere una conoscenza tecnica riguardo a quel tipo di assessorato o invece già sai benissimo qual è la linea politica, il tipo di indirizzo che devi dare, sia se parlassimo di trasporti, sia se parlassimo di agricoltura o di sanità, non è così? Assolutamente sì, chi fa politica e la fa a 360 gradi sa quali sono le, le, le specifiche azioni che si devono fare. Questo compiere. nasce proprio dal sacrificio quotidiano che tu fare. Assolutamente tutti sì, i giorni, ma eh? la, la scuola della formazione di politica viene anche all'opposizione. Intanto eh certo. poi nella, nella proposizione elettorale, nel programma elettorale tu metti le linee di indirizzo. Poi ti contorni di persone preparate su quei temi, è evidente, cioè perché tanti eh, fallimenti sono venuti proprio nella selezione da parte della politica di una segreteria che sia competente, in alcuni casi era addirittura disonesta, ma tante volte è avvenuta perché non c'era la persona idonea a guidare quella segreteria sotto il profilo tecnico e quindi questo qui ha comportato anche il mancato ascolto degli uffici lì dove si va a governare sicuramente ci sono dei dipartimenti, delle aree e quindi ascoltare i dirigenti che sono stati bravi nel corso degli anni che hanno portato i risultati tutto questo lo sa il politico, anzi incentiva una forma di condivisione di azioni che siano a prescindere dalla propria preparazione professionale, perché chi ha fatto politica può assolutamente ricoprire tutti i ruoli, è evidente però che serve una formazione politica, noi interveniamo con questo nella selezione di chi per la prima volta si presenta da una parte e di chi ha fatto già politica, quindi la differenziazione noi la mettiamo e la scriviamo, quindi non vale solo per chi entra inizialmente o comunque ha appena iniziato il percorso politico. Gli esempi sono chiari, <coughs> li mettiamo con delle tabelle, non so se le hai viste, sì, sono molto ben evidenti. Anche ecco, quindi... Il codice quindi, che alla fine avete Alla fine viene un numero e si articoli. fa una ricerca... Cioè, arriviamo, me lo sono sottolineato <ride> e, Ecco, la, la, la grande portata di questo libro, concludendo, è quella del, legata alla, eh, al fatto che noi diamo una proposta. Ci sono tantissimi libri sul merito. Il primo, quello che ho letto, dal quale mi è venuta l'idea, è quello di Abraham, eh, che è meritocrazia. Lui cita la formula di Young, che ha inventato il merito, nel 1900, la formula del merito nel 1954 era composta solo da due variabili. L'abbiamo applicata a Nicole Miletti, abbiamo visto che otteneva il massimo dei voti, allora abbiamo detto c'è qualcosa che non va in questa formula del, del merito. Allora dobbiamo assolutamente rilanciare e farla più complessa. E su questo è nato, sono nati anche altri libri, quello di Floris, di Rizzo, però nessuno dà una conclusione concreta. Io adesso Noi la mettiamo in campo. E poi ti faccio un esempio di vita vissuta riguardo del meglio. Pronto? Pronto, ehm dottor Rosato, sono sì. Michele Caruso. Chiedo prego, prego. scusa se posso ottenere prego, di nuovo un attimo parola. Vorrei tutto. aggiungere anch'io. Eh. E Tenga conto, che ascolti un attimo, che parleremo anche sì. della cosa che lei ci ha sottolineato all'inizio. Sì, Io sì, volevo delle... aggiungere qualcosa sull'editore. tanto telegrafico, sì. eh, siccome mi sta a cuore, si no, stava parlando della preparazione e la capacità no? a parte il carisma che dovrebbe avere un leader che qui penso, dal Cile esempio, no? che ha guidato il, il post eh, dopoguerra, guerra quindi veniva naturalmente dal periodo bellico eh, a cavallo del quale ci sono state anche, vorrei dire ricordiamoci, delle dittature come quella nazifascista e quindi gli accordi anche tra eh, Hitler e Mussolini quello che è successo poi naturalmente il tradimento, quindi eh, lo sbarco degli alleati anglo-americani contro i tedeschi e quindi le dittature No, eh, no, Vorrei eh. subito, no, subito dire siccome, siccome sì, sì, bisogna avere anche memoria storica, tutto quello che è stato, la Shoah, eccetera, la, la domanda è questa un ministro come Tremonti, che è stato ministro dell'economia nel governo Berlusconi, e si è teritato di dire e, e, di cultura non si mangia, ma io credo che la cultura intanto serva a prescindere. E poi come si può parlare di ministri che occupano anche di crateri chiave come la sanità, la giustizia, l'istruzione o politici, che chiedono al Parlamento al di là della laurea, senza preparazione? Perché la laurea non garantisce, io posso anche spiegare la contazione, c'è la gente in Italia che non legge neanche più quello un che stavamo dicendo è vergognoso. Grazie, grazie. Allora, la laurea dicendo. ha creato un sacco di dibattito, <ride> sì, <ride> okay. sì, sì. no, perché il discorso del merito, sì, non sì, che, sì. come porta immediatamente alla coniugazione, allora serve la laurea? Ma l'ho detto prima: la laurea sì, è un sacrificio perché, anche nello saper allora, studiare, la testimonianza di quello che sta dicendo, è mia opinione. Quindi, eh, come si dice in questi casi, mi prendo tutta la responsabilità sì. di quello che dico. Conoscendo bene la struttura, per esempio, delle case popolari di Roma, sai bene, che la conosco, credo che uno dei peggiori presidenti che sia stato in quella, in quella realtà, eh, nonostante ce ne sia stato uno che poi è stato arrestato dopo pochi giorni, che, pochi mesi che si era insediato, secondo me è stato uno che era ingegnere ed era addirittura sovrintendente delle opere pubbliche del Lazio. No, lì, si è messo a parlare con gli ingegneri di quanto cemento ci andava dentro una colonna, però poi c'era un problema di, di rapportarsi con i 125.000 alloggi e con le persone che ci abitavano dentro. E là c'erano troppi, nu troppi numeri in quel cervello, no, mi sa. Ecco, Quindi come dire, <ride> bravissimo ingegnere, dice, allora siccome è bravo a fare l'ingegnere ma andiamo a fare eh, il presidente delle case. E non può essere quello il riferimento. Andiamo invece ad un altro tema perché poi il tempo scorre che è quello del sistema elettorale perché poi da lì no, c'è la scelta uh -huh. e il sistema elettorale non è mai soltanto una, come dire, un qualcosa che ha un riferimento di tipo giuridico istituzionale no, o costituzionale addirittura è riferita alla realtà del paese, cioè abbiamo un sistema elettorale negli Stati Uniti che se lo dovessimo calare in Italia sarebbe lo sfacero assoluto, no? l'ultima elezione ne ha dimostrazione, non per la scelta che io non condivido, ma tutto sommato quello che ha portato a che cosa? Che lì eh, votano eh, i cittadini e poi il responso non è preso sommando testa a testa, no? ma c'è tutto un sistema particolare che stiamo qui a raccontare e Trump avieletto con un milione dei voti di meno no? rispetto a quell'altro. Quindi il problema però di come riuscire a selezionare attraverso il voto il, eh, chi poi va a, a, ad assumere l'incarico pubblico diventa anche questo un problema. No? Perché tu puoi mettere tutti i meccanismi del mondo, poi tutto torna alla mano di quella matitina che è nella cabina, no? il uh -huh. cittadino va a esprimere. Allora, qual è il sistema migliore? Quello del collegio unico? Quello del quale il cittadino sceglie singolarmente Fabrizio Santori rispetto alla, a, a Michele Renzoni? E, oppure il sistema elettorale qualche cosa deve essere riferito alla realtà, alla cultura del proprio paese? Perché anche lì poi c'è il passaggio di che cosa scegliere, no? magari dopo la pubblicità. Sì. Conosci l'universo Celiachiamo? Celiachiamo è un gruppo di negozi di Roma specializzati in prodotti senza glutine tre negozi per la precisione. Il primo negozio si trova in Roma Prati fronte metropolitana Cipro in via Giulio 25 numero 32 ed ha un assortimento di oltre 2500 prodotti. Il secondo negozio è anche un forno 100% gluten free ed unisce una selezione di prodotti confezionati alle produzioni di alimenti freschi da noi realizzati tutti i giorni. È il forno Ciliacchiamo Tiburtina e si trova in via Carlo Caneva 40 zona stazione Tiburtina. Il terzo negozio è un locale di 400 metri quadrati che unisce un vero e proprio supermarket tutto senza glutine ad un laboratorio di produzioni artigianali. Pani, pizze, fritti, dolci, biscotti e torte. Tutto fresco tutti i giorni. Tutto garantito senza glutine. Sì, ritorniamo in studio con Santoni e Renzoni. Siamo arrivati al sistema elettorale, perché poi c'è il passaggio Rusconi. che conta Renzoni, hai chiamato in tutti i modi. Vabbè, è dalle no. elementari che si sbagliano. Non ti preoccupare, sono <ride> abituato. Hai fatto bene ti tu la faccia sembra la stessa. Non ti preoccupare, <ride> Michele Rusconi, brunalissimo messaggero, abbiamo anche detto posso. i libri che ho contribuito Parliamo della legge elettorale, parliamo di legge elettorale che è più seria. perché dalla regia si sono sbagliati anche loro. Stavano dicendo, avevano anche detto un altro tipo di, di espressione su Rusconi, ecco il sistema elettorale. No? Perché questo conta molto. però sì. quanto conta anche, eh, e ritorna sempre il problema del corpo elettorale. No? Perché una delle cose che uno potrebbe dire: ma il migliore è quello della scelta. Sì. Voto la preferenza. Scrivo Fabrizio Santori. Però poi qui viene subito eh, chi è giustamente diceva, eh, ma questo porta poi a un meccanismo di spesa delle campagne elettorali incontrollabile e via via. Vero, ma allora non c'è un problema molto italiano? Perché faccio l'esempio, in Olanda chi supera anche ad un centesimo eh, la spesa stabilita per la campagna elettorale decade. Non è che si mettono a discutere. Con... No, sì, quindi sì. c'è un problema anche molto di ipocrisia italiana in tutto questo. Chi parte sul Tisco? Parto questo? io. La, la, la questione è questa qua. Eh, intanto eh, le piazze piene, la gente che scende in piazza perché non, non c'è più partecipazione? Perché c'è l'astensione dal voto, l'abbiamo vista ad Ostia. Poi Michele ha altre posizioni. Ma il tema è questo: l'astensione, la, tutto questo dipende dalla legge elettorale. Cioè, è, è sì, è proprio così. Io la penso. Proprio no, no, anche, anche sicuramente. Eh, però tutto parte da lì. Perché nel momento in cui. Ma il riferimento ai valori, no, ritorniamo a. Da... Però no, io parlo, io parlo del fatto che la gente non è più coinvolta perché non può decidere le persone che vanno nel Parlamento a rappresentarle. Questo è avvenuto da quando è stato approvato il Porcellum, ma anche prima, dal 2001, con l'uninominale, cioè il fatto comunque di dover per forza, in qualche modo, scegliere una persona che è stata indicata dai partiti, dalla coalizione in quel collegio. Ora, dopo il 2001, dopo, da quando è partito il Porcellum, e il Rosatellum è praticamente un Porcellum camuffato, i cittadini andranno a votare sull'uninominale chi ha scelto la coalizione e sul eh, proporzionale chi ha scelto proprio direttamente il partito, con un listino più piccolo, ma di fatto sono persone che sono selezionate come, non si sa. Non c'è una regola, non c'è una legge su questo. Noi, infatti, vorremmo che la formula del merito diventasse una proposta di legge, diventasse una legge dello Stato. Questa, un'altra, come volete. però di <ride> fatto ci deve essere una selezione scientifica con il primato della politica che, che Beh, dirige. Ma una selezione, una volta erano i congressi dei partiti. Una volta erano i congressi dei partiti. Sì, però è anche lì per il partito che comunque è, è previsto dalla Costituzione, sì, ma non ha una massima trasparenza. Non cioè, ma, ma le... è che la, la legge attuativa di de, 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 de eh. come devono funzionare i partiti lo dice la Costituzione ma la legge attuativa non c'è mai stata. mai stata quindi eh, è come eh, per i sindacati la stessa cosa quindi, <ride> allora però a <ride> parte questo dicevo il tema è che il corpo elettorale è stato allontanato cioè io non me la prendo con i cittadini se non vanno a votare è colpa della politica è colpa della legge elettorale noi invece diciamo che ci può essere un cambiamento su questo ecco perché il tema è quello di non fare la legge elettorale come è stata negli ultimi anni per farsi eleggere. Cioè, chi fa la legge elettorale? Quelli che stanno dentro al Parlamento per farsi rieleggere, fanno una legge elettorale per i comodi loro. Ma non per il paese, cioè per il miglioramento del paese o per il fatto che i cittadini possano scegliere delle persone a loro, a, 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 che possano rappresentare all'interno delle istituzioni. Come si dice non si invita il tacchino alla festa di Natale. Appunto, cioè, <ride> ma, eh, voglio dire, è il Parlamento che aumentava gli stipendi, è il Parlamento che aumentava il vitalizio, cioè questo, di questo stiamo parlando. Allora, è il Parlamento che fa la legge elettorale per garantirsi. La, il nuovo riposizionamento poi alcuni non verranno rieletti, altri verranno rieletti perché comunque succede sempre così, però di fatto è il sistema migliore per garantirvi la mia poltrona e questo Meglio, è, è assolutamente di inaccettabile. Non no, sulla legge elettorale io rido sempre, no? è un riso amaro, perché se fosse una cosa seria sarebbe sempre la stessa. Se fosse una cosa seria la legge elettorale non l'avrebbero chiamata Porcellum quindi ti stanno prendendo in giro, ti no? esatto, stanno prendendo in giro, Rosatello, cioè ti prendono in giro, oggett è oggettivo, no? è andato di fatto. E, e io farei, tu dici, io domani stesso prenderei il sistema americano e lo importerei qui, con, vita, con i carri armati e con la forza, eh, il sistema elettorale americano. Però questa discussione sul sistema elettorale, la legge elettorale, mi, mi fa paura. Non sono che però in Italia il procuratore della Repubblica eletto? Eh, io Come beh, mai, Stati Uniti. Ma io vorrei pure Trump e la moglie <ride> di Trump, se proprio da sì. Detto questo, detto questo <ride> la legge elettorale non può parte che tu diciamo non puoi pretendere che il corpo elettorale, che a me mi fa, mi fa senso di corpo elettorale, mm -hmm. che gli elettori abbiano anche la consapevolezza, la, la, la competenza, eh, il tempo, il modo di approfondire una legge elettorale che è già complicata di suo per gli addetti ai lavori, la fanno complicata apposta, no? perché se te la volevano fare semplice eh, la potevano fare. E eh, eh, tanto ringrazio l'elettore che va a votare che okay. di fronte a questa offerta piuttosto mediocre si alza la mattina e va a votare. Legge, quindi la legge elettorale mi fa un po' sorridere, la discussione mi fa uh, sorridere. Io invece, proprio in virtù di questo, di questo libro che uh, abbiamo scritto, mi interessa la selezione delle persone che vengono candidate, perché se le eleggi con Rosatellum, se le eleggi col, col Mattarellum, col Porcellum, a me tendenzialmente frega poco. A me interessa che vengano selezionate e vengono candidate persone degne di occupare quella, quella poltrona ecco, però, capaci di fare. In questo contesto quanto conta il problema legato al finanziamento? dei partiti e quindi della politica allora macro argomento finanziamento dei partiti ecco qua allora da un lato se tu li, non li finanzi se tu togli il finanziamento pubblico eh, succede che come il movimento di Grillo no? che guadagna con i click guadagna in questo modo è morale non è morale è lecito non è lecito ognuno da casa si dà la sua risposta oppure nasce il partito del magnate noi ce l'abbiamo avuto no? oppure lascia il, diciamo, tutta quella serie di sistemi di finanziamenti paraliciti. E il finanziamento dei partiti, io toglierei il finanziamento pubblico e metterei, posso dirlo, eh, il modello americano mi intriga da morire, okay? mm. dove c'è cioè il finanziamento lo dichiari, tra un po' te lo deduci pure dalle tasse, okay? questo mm. è il, il mio punto di vista. Ma il finanziamento, diciamo quando nacque il finanziamento ai partiti, dal punto di vista teorico era pure una cosa giusta. Perché tu devi essere indipendente? È il mercimonio che hanno fatto dopo col finanziamento ai partiti. Il mercimonio vergognoso che hanno fatto. Okay? Dai <coughs> diamanti della Lega passando per tutto il resto. Giusto per raccontare un episodio. Il contesto diciamo... era anche quello del mondo diviso in due. no? Capito? C'era la cortina di ferro. Da una il parte problema parte eh, allora, C'è sempre questo problema sovietico. dei soldi. No? Il problema è sempre dei soldi, no? il finanziamento dei partiti eh, no, no, non dovremmo neanche essere molto ipocriti, molto italiani da questo punto di vista. Pecchiamo poi basta che ci confessiamo e risolviamo tutto. Serve la politica, è un'attività umana come tale costa, ci costa vediamo certo. come ufficializzare questa cosa. Sì, sì. Poi i parlamentari costano troppo, giù polemiche, riduciamo, no. ma il problema non è. Il finanziamento al partito o lo stipendio alto al parlamentare. Il problema è il partito con questi fondi fa in maniera tale che non ci certo. si compri la villa certo. a, a, alla, a, a Genzano. Esatto, eh. o facciamo in maniera tale che il deputato che guadagna 9-10 mila euro produca in termini politici, in termini di risposta alla società, per quello che guadagna. Perché se tu metti a fare il deputato gli dai 1000 euro. E che, che raccatti certo. su Probabilmente selezionerai quello che oggi lava i vetri al semaforo che 1000 euro sono una buona cifra, ma il professionista è difficile che lo non attiri no? se no passa solo quello che c'è i quattrini. Poi, esatto. alla fine. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, maestro Rosato, a buongiorno. lei e ai suoi ospiti. Prego, signore. Vorrei fare una domanda all'onorevole dicendo che, non che sono pienamente d'accordo nella politica. Come in tutte le cariche pubbliche, si, valuto, si valuti il merito e la capacità dell'individuo e non sia il capo a nominare i nostri rappresentanti solo per accontentare gli amici degli amici, dandogli la poltrona anche se non idonei. Quindi penso che debbano essere i cittadini ad eleggere tutti i loro rappresentanti, poiché solo così i cittadini ritroveranno. Alla da avvicinarsi alla politica e penso che l'Italia diventerà più democratica. Mi dia una risposta, onorevole. La allora, ringrazio. La signora la, la signora la vogliamo per il secondo libro. Eh? Poi se mi prendo il numero di Aggiungere telefono, quello che dice <ride> la signora è una cosa: no? perché anche qui bisogna fare secondo me la giusta distinzione. Quando la signora sostiene quello che ha detto, ha ragione: no? se dobbiamo fare il primario di cardiologia, non può avere una logica partitica. Ma se dobbiamo nominare il, 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 il responsabile di, di una ASL, io credo che sia giusto che sia l'espressione di chi ha vinto le elezioni. Certo. No? Perché poi ah, gli elettori devi. Sì, direi, ma non deve direi, essere il cognato o il fratello. No, vabbè, uno capace, capace. Uno bravo, no, capace. Ma guarda che nessuno perché... Si indignerebbe, nessuno si indigna dello spoil system in sé. Si indigna dello spoil system. Se ci metti dopo il primario, ci metti il cavallo, il pinguino, L'orso polare e anche cioè, la gente sì, sì. si indigna, capito? Cioè, eh? il, il dirigente o gente, oh, gente non entra in sala Ma parla Il in parlamento a volte è sembrato Tordevalle, è sembrato eh? <ride> per i cavalli che ci stavano. <ride> Allora, sapete, poi abbiamo pure qualche aneddoto interessante carino degli questo lo lascio agli ultimi 5 minuti eh. perché c'è una partita che <ride> ancora dobbiamo giocare la signora, comunque la signora c'ha ragione no. eh, allora, perfettamente e, e riguarda la prima telefonata e siccome abbiamo un giornalista sì. di una testata importante sicuramente nazionale e in particolare romana e parliamo anche di che influenza ci hanno da questo punto di vista i media Esiste l'editore puro in questo paese? L'editore puro è una figura molto rara. Per un semplice caso cioè. dice... Aspetta, in Italia l'editore puro è una figura molto rara, probabilmente la gente a casa non sa manco che è l'editore puro, che è l'editore che se lava la mattina. No, <ride> è quello che guadagna vendendo il giornale, ma guadagna solo con quello, non con gli annessi e i connessi. Okay? Gli annessi e i connessi che sarebbero? Gli annessi e i connessi sì. sono per esempio la RAI che c'ha il canone. Uh, gli annessi e connessi sono magari il grosso imprenditore che ha una ditta di pulizie, che guadagna 10 con la ditta di pulizia, si crea la, non so, il giornale Y uh, che però gli va in perdita, ma con quel giornale lui si mantiene i suoi rapporti di potere. Questi sono gli annessi e connessi, ok? Ma non ce l'abbiamo mai avuto, non ce lo possiamo avere perché siamo stati, il sistema dei media è stato abituato che uh, lo Stato pagava. Lo Stato pagava, lo Stato pagava, hanno finanziato di tutto. Oh, ma Mastella, te lo ricordi, c'era un giornale, sì, il bello. campanile di Mastella. Tu lo trovavi in pile dei de giornali così, del campanile di de Mastella, che non si è mai comprato nessuno, manco lui, eh, si è comprato. <ride> all'uscita no, della metropolitana, 10-12 anni fa, ai tempi forti di Mastella, tu trovavi pile del campanile ammassate all'uscita della metropolitana. La gente prendeva così perché si, doveva asciugare la sella del motorino probabilmente. <ride> quel giornale, che non ha mai venduto una copia, era finanziato. Da tizio, da caglio, da sempronio. Mo, tu, però in un paese del genere, io ho detto: Massella, ma se vuoi, ti dice l'Unità, sì, un ma... il manifesto, la lunghi... Padania, quello che vuoi. che sono 24 ore, tutti. Tutta, tutti è lunghissima, tutti. Tutti. però questa Questi... roba ha un'incidenza. Una... Sulla... Se sì. vuoi, li posso fare l'elenco sulla... le scelte che poi il cittadino va a compiere. E no, beh, ma dai, ragazzi, ma il cittadino, no? sta là, a parte che oggi, questa secondo me è una favola che non regge più. Perché oggi il cittadino ha tante e tali di quelle possibilità di andarsi a informare nel bene o nel male che non esiste più l'editore, l'unico editore. L <coughs> editore. Okay? Però, però è pur vera una cosa, che almeno se i dati che dà da, l'agenzia che dà tutti gli anni eh, i riscontri dell'informazione, dell certo. eh, in Parlamento ultimamente l'ultima relazione diceva che eh, c'è più del 30% se non sbaglio addirittura una percentuale ancora più alta di cittadini che non sanno non hanno mai usato internet e quindi quell'accesso al quale immagino faceva riferimento non ce l'hanno per incapacità per assenza eh, di no? eh, quindi che sono cittadini non dico minore quelli quindi sono cittadini che si informano con i canali di informazione standard però questa storia che l'editore che la stampa influisce si catapolta e si annulla Guardando i dati dei 5 Stelle, che per anni hanno avuto un oggettivo ostracismo da parte dei media tradizionali, ma che sono cresciuti a dismisura tramite gli altri mezzi. Convieni? Come no? Okay, è un dato di fatto. Quindi, quindi come... oggettivamente parlando, oggi il grosso editore eh, che influenza le masse, se c'è, non no, influenza più le, masse, più le masse, inter... al massimo influenza no, a parte dei massaggi. perché interessi suoi? Esatto. Quelli che, di non editore? Quindi, concludendo con la mano. Posso però aggiungere, sì, ci sei anche perché voglio rispondere alla signora prego. che diceva sulle, sulla questione della selezione della classe dirigente. Eh, però, tante televisioni a livello nazionale aprono la mattina il giornale, il messaggero, il Corriere della Sera, la Repubblica e leggono le notizie. Leggendo quelle notizie costruiscono i servizi televisivi. No, lo sapete questo? Forse i cittadini non lo sanno, ma è bene che comunque si sappia questo, quindi, it, it, le televisioni costruiscono i servizi in TV che sono forti, poi nel, entrano dentro le case della gente in questo modo. Ora, allora, io voglio, voglio dire, no? Eh, questi giornali prendono finanziamenti dalla Regione Lazio. Perché tanti ci dicono: Ma perché voi non fate opposizione? Perché Zingaretti non gli dite nulla? Ma come non gli dite? Noi facciamo comunicati stampa in continuazione, andiamo sulle agenzie, lo mettiamo sui i canali anche non tradizionali, Facebook, i social, però poi i, eh, sul, sulla Repubblica, sul tempo, sul no, il tempo no, il messaggero, il Corriere della Sera non prendono le notizie contro Zingaretti perché prendono 100.000 euro 150.000 euro all'anno poi anche per che ne so, fare ad esempio le guide dei ristoranti eh, dirette da qualche giornale e comunque da qualche giornalista che sta nelle redazioni cioè purtroppo avviene questo ecco perché poi no, non ci sono notizie contro Zingaretti Ma perché vedi. la regione paga e paga in maniera forte, questo vale per la regione come vale Però per altri Se corsi. io non sono un editore puro, ritorniamo al discorso di poco fa e quel giornale mi serve perché poi eh, l'istituzione Caglio mi deve dare la licenza in un altro settore che è quello che di primaria importanza della sì. mia attività. È chiaro che non scriverò mai contro il Presidente della Regione, che io con questo sia. Insomma, no? certo, no, eh, ma è chiaro. È questo, questo è questo. Eh. Io aggiungevo oltre a quello che stavate dicendo anche questo aspetto qua. Per tornare sulla signora, eh, la signora ah. dice: eh, Noi vogliamo scegliere i rap nostri rappresentanti. Allora, io porto il mio esempio. Sono stato eletto al municipio, poi al comune e poi alla regione. Come sono stato eletto? Con le preferenze, chiedendo al cittadino la fiducia. Il cittadino è andato nella scheda, nell'asseggio elettorale, ha scritto il mio cognome accanto al simbolo e sono stato eletto perché sono stato il più bravo di altri, insieme ad altri, e quindi sono, ho, ho potuto rappresentare i cittadini in questo modo. Ora, per andare al Parlamento, adesso io che cosa dovrei fare? secondo voi che cosa dovrei fare cioè, anche secondo quello che dice la, la cittadina dovrei andare nelle segreterie del partito e dire mi candidate per favore cioè, perché, pure, perché sono stato vedere, bravo magari mi candidano pure però, però, però io non è che con il, questo il... sistema elettorale che il collegio ti danno appunto, eh, cioè, appunto ti posso dare il collegio ti posso prendere in giro no. stai al secondo posto dentro il, il listino bloccato di, di, di eh, io non lo chiedo la fiducia ai cittadini ma devo andare a leccare dentro le segreterie del partito allora, eh, eh, E lo, è questo il tema tanto continueremo a parlare da qui alle elezioni anche perché Immagino che eh, su questa ragione l'intervista di Berlusconi oggi, quando dice tanto, questa sarà una legislatura che dura poco. No? No, ma pure purtroppo... quella nel 2013 doveva durare poco, e eh, vabbè, ma insomma cioè, eh. qui i rischi che proprio la maggioranza non c'è, eh. ma sì, Berlusconi, ma eh? Berlusconi ha detto che durerà Berlusconi ha detto che durerà poco, sì. quindi sì, a posto boh. dura tanto, ah, <ride> no, no? Però 2013, allora io vi leggo il virgolettato: c'è no? Alfano che non possiamo si candida dare... più, che no, 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 no? ma Diamo un po' di dignità a questa trasmissione che leggi il virgolettato di Silvio Berlusconi, sì. no? Domani no, dice l'opposto, domani dice l'opposto. Le critiche che gli ho sempre fatto, Berlusconi è stato anche Berlusconi. Anno, sì, sì ma non lo dico ma no fa ridere questa cosa che Berlusconi ieri doveva candidare il, 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 Galitelli. il, il Galitelli oggi va bene con Genzioni cioè Berlusconi non potendosi candidare lui fa ogni giorno la butta passo il mio tempo, in cacciara affinché su di lui si accendano i riflettori. Sì, però è intervenuto Quindi, in Sicilia sì, ha fatto sì, vice sì. elezioni eh, eh. Cioè, poi arriva la sposta, eh. poi <ride> arriva a sposta. <ride> però, però siccome vi, lui non vi, può vi, essere candidato lui vuole i riflettori su di sé. Abbiamo appena, appena due minuti, vi Mi tengo sì, sì, scusa, che scusaci, scusa che secondo me c'è un'altra valenza politica al di là del fatto che dice che il, eh, eh, non ci sarà maggioranza, perché è rivolta a Gentiloni ed è rivolta ai suoi come dire, eh, che lo accompagnano nella coalizione centrodestra dice senza vincitori dopo le elezioni resta lui, cioè resta Gentiloni tre mesi, tre mesi ha detto, Montella. Mattarella ci farà riportare a ottobre <ride> giudicate voi <ride> no? per questo noi abbiamo chiesto come Fratelli d'Italia adesso parte il libro eh, abbiamo, no, chiesto, ma ragione, abbiamo eh. chiesto un patto di fronte, notario, di fronte eh? al notaio di fronte al notaio anche un patto anti-inciuscio perché vabbè, eh, Non fate il patto pure voi come quello de, del Consiglio Comunale di Roma 150 mila euro no, vabbè, se... ma quella, scusa, eh, però quella eh, era eh. contro l'elettore eh, non eh, è questa valenza politica no. non si sta non no, se, è un non patto si nella coalizione. Modalico, ma scusa, ma di... se si fanno dei patti eh. per il programma elettorale non si possono fare dei patti per la, eh, la coalizione unita? Perché io poi dopo mi devo andare a fare come è successo con Letta? Eh, prestare i parlamentari che poi sono diventati il gruppo d'Alfano, che sì, poi hanno governato pure con Renzi, cioè Fabrizio, queste cose queste sono queste inaccettabili. Non no, le vinci perché dal notaio hai scritto qualche cosa che c'è la penale, se poi di fronte alla realtà del paese devo prendere la posizione. Sì, ma, ma non infatti non... la Costituzione li tutela, va, eh, va cambiata la Costituzione. Ma, allora, vi faccio un esempio: eh, Bersani non vince ma non perde le elezioni? No? E, tutti i parlamentari che vengono eletti nel PD vengono eletti sulla politica che ha indicato Bersani, i quali però il giorno dopo, nel momento in cui cade Bersani, diventano tutti Renziani e, Ber e alla fine Bersani è costretto no, di fronte a questo ad andarsene. È un traditore lui o chi magari ha fatto scelte diverse? Quindi sì, però stanno stanno, stiamo, stiamo sempre nell'ambito del centro-sinistra, sinistra, però. Dal nodaio, cioè, lì, sì, ho dimmi. capito, ma lì siamo sempre nell'ambito del centro-sinistra. Nella Costituzione è va, centro -sinistra, no, va inserito di, il, il, cambio di, no? il cambio di casacca, che non è, può essere anche all'interno della stessa coalizione, ma... Passare dalla, dalla posizione alla maggioranza deve essere assolutamente vietato, perché così si cambia il volto del Paese. Perché è, non è possibile che alcuni eletti nell'opposizione, con i voti del, del, dell'opposizione, sì, sì, devano andare in maggioranza. No, non ma, è lo posso pure capire, però dal punto di vista come dire, del rispetto e della Costituzione e della libertà di mandato, perché eh. attenzione... Eh, se cioè, togliere la libertà di mandato, al di là ma dei mascalzoni che lo fanno per, no, per ma, interesse... No, ma tu la è, garantisci, però è. stai nell'ambito dell'opposizione, se sei stato eletto nell'opposizione, nell'ambito della vi maggioranza... Comunque, io perché è stata una discussione molto interessante grazie. siamo proprio in chiusura. Siamo in chiusura. Allora, una battuta di speranza... Da no, ma, no, no, da, speranza, da la speranza, no, la speranza è solo un accrescimento critico di tutto di come lo chiamate voi, il corpo elettorale mm -hmm. e poi sono pure io corpo elettorale dei, dei cittadini e degli elettori noi ci proviamo, abbiamo scritto questo libro eh, la lettura di questo libro sicuramente non fa male possiamo concludere con una battuta dicendo, all'interno del corpo fate funzionare di più la testa e meno la pancia e eh beh sicuro, eh? sì anche, grazie, il cuore, anche, anche, il cuore, anche il cuore, grazie a Fabrizio grazie, Santori grazie a voi, e grazie a, a te. Michele. Così non sbaglio il tuo nome, ci vediamo Stavo presto. Domani Ruschioni, siamo con, con i rappresentanti della Santa Lucia e parleremo ah, di un problema importante eh, lo so, lo so. della regione Lazio. Grazie.